verde, batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. We not, we not, ma è solo amore. Questa sarà anche occasione per donare
alla Chiesa un pianoforte digitale grazie alla volontà di un benefattore della scuola di canto lirico Nina Cavalieri. E infatti verrà consegnata una lettera a Monsignor Walter Lozzero in cui viene indicato proprio questa donazione affinché quindi la Chiesa possa usufruire di questo nuovo strumento per tutti gli artisti. Allora, io invece volevo fare una cosa personale, ringraziando te, Bruno, per io non so che cosa ti ho ispirato quel giorno, quando sei venuto in villa, che stavo scrivendo una poesia, che non so, io non ho mai scritto poesie, non mi permetterei mai di scrivere poesie, al che ero venuta alla manifestazione che aveva fatto la sera prima, come ospite, che avevo cantato, e alla notte, non lo so, avevo una cosa che dovevo scrivere, e allora ho cominciato a scrivere, e Anna mi diceva, cosa fai alle 3 di notte? Sto scrivendo una poesia, ho detto, tu sei matta. Ho detto, insomma, sto scrivendo una poesia. Anche lui è arrivato, e ero là che scrivevo, cancellavo, scrivevo. A un certo punto mi prende la poesia, io non ce l'ho più quella poesia. Ce l'ha lui, io non so quando, ma era una roba strana, io non mi ricordo cosa ho scritto, però lui mi ha detto, questa non è tua. E mi ha proposto di diventare ambasciatrice della poesia. Io intanto ti ringrazio. Ringrazio Maria Luisa, perché anche lei è stata una delle produttrici di questa qua, e anche la Panazia, come si chiama? Panizza. Panizza, scusate. E poi io sono responsabile dell'Emilia Romagna e della Basilica. Maria Luisa, stiamo collaborando e penso che ci sia una bella collaborazione per fare delle gran cose. Anche perché lei è bravissima e ha una pazienza di quelle incredibili, perché sono andata in un pomeriggio che c'era un caldo a trovarla a scuola e io sono un fiume di idee, calmati un attimo e adesso ci guardiamo. Dunque io voglio davvero, come personalmente Giulio, poi Giulio lo sai che io ti adoro, sei bravissimo. E poi volevo ringraziare il mio pianista e la moglie che hanno la pazienza incredibile, perché io sono un'unità di te. Volevo veramente ringraziarvi di quello che voi avete fatto e quello che ci date la possibilità di fare. Grazie. I nastri di partenza, la settimana di manifestazione per l'iniziativa 8 milioni organizzata da Dila e da Bruno Mancini. Si apre in grande con un concerto lirico, abbiamo qui la cantante Paola Occhi. Allora, com'è nato questo connubio con Bruno Mancini e con questa manifestazione? Allora, intanto ringrazio Bruno Mancini per averci invitato. Il contatto è stato da Maria Luisa Neri, che la ringrazio, tramite la mia pianista Santina Amici. E poi abbiamo comunque verificato se era possibile venire qua a partecipare a questa manifestazione e abbiamo verificato che effettivamente era un onore esibirci qua. Tra l'altro, ecco, qua si parla di poesie, si parla di letteratura e si parla anche di musica, quindi un connubio di arte a 360 gradi a tutto tondo. Infatti abbiamo anche verificato i brani da poter mettere in spettacolo e sono tutti brani di un certo valore e di una certa cultura anche di musicisti, insomma, come autori, ecco. Parliamo un po' dell'artista, ecco, come nasce artisticamente parlando? Allora, vabbè, io ho sempre cantato, ho cantato fin dall'età di quando ero piccola, da 7 anni ho vinto il Castello d'Oro con la Giraffa Serafina, dunque una roba abbastanza stupida, però per me importante.
E poi ho riniziato a studiare all'età di 40 anni, canto lirico, con dei maestri veramente importanti, e adesso sono iscritta alla scuola di Ozzano come cantante lirica, internazionale, e anche a Roma come accademia musicale. Ho vinto una borsa di studio a Firenze e sono qua. Agli angoli degli occhi, sotto pigrizie amiche, prepara a morte nostalgia. Passa più parti, lampo di tempo indietro, indietro secoli e sempre. Come sempre. Cambia, se non adesso, a morte. Alla viola nasce il pensiero e posso ancora muovermi, venirti accanto e senti la corteccia vecchia e inutile. Я не хочу искать причин, по чьей вине брожу один. В какой момент порвалась нить, мы поняли, любви не быть. Не обещай, что все пройдет, забыть смогу обид клубок. Их разорвать не в силах я. Виновных нет, а жизнь одна. Знаешь, давай побудем чуть-чуть в разлуке, давай побудем во
Возможно, сердце залечит раны, любовь к разлуке еще сильней. Повтори слова любви, повтори, как часто их хочу слышать, ты только мне повтори. Очень одинок, твой голос от меня далек. Вернуть любовь не в силах я, мир так жесток стал для меня. Не обещай, что все пройдет, забыть смогу обид клубок. Их разорвать не в силах я, виновных нет, а жизнь одна. Знаешь, давай побудем чуть-чуть в разлуке, давай побудем. Возможно, сердце залечит раны, любовь в разлуке еще сильней. Повтори души слова, повтори, я каждый день хочу слышать, любовь у нас впереди. Повтори души слова, повтори, я каждый день хочу слышать, любовь у нас. Thank you.
Io avendo 5 figli devo dire che bisogna essere prima di tutto dei buoni genitori, perché i figli da soli non nascono, quindi devono essere condotti e devono essere. E la cosa più difficile che oggi c'è è proprio di quello di fare il padre e la madre. Quindi penso prima che i giovani, che i genitori diano un indirizzo concreto ai loro figli, perché i figli non vengono fuori da soli. I figli sono delle frecce che noi lanciamo, quindi nel momento che le lanciamo dobbiamo vedere di non sbagliare direzione. E quindi molti degli errori che fanno i figli sono responsabilità di cattivi genitori, più che di cattivi. È un indirizzo fondamentale, quindi incominciando dalla scuola. Per cui i genitori nel momento che affidano i loro figli alla scuola, noi dobbiamo pretendere di avere una scuola che funzioni. Talvolta siamo invece poco attenti a questo. Io ricordo che un professore qualche volta mi trattava male, io andavo da mia madre e gli dicevo guarda, il professore mi ha trattato così, buscavo ancora di più. Oggi invece esattamente il contrario. Il resto prendeva. Quando un figlio viene a casa e talvolta qualche genitore va a lamentarsi al professore. Ma quanto ricordo la dobbiamo fare? Assolutamente sì. Andiamo. Corri. Ah sì, me l'ho detto. Complimenti, bravo Bruno, grazie di questa partecipazione, grazie. Di questo interesse. Sentire poesie. Quando c'è il necessario, io sto qui in zona un attimo perché adesso sono tornato da Napoli, vorrei dedicare qualche minuto al mio figlio piccolo, all'ultimo, l'unico maschio, perché poi ci vediamo da lontano. Mi sono fortunato, quattro femmine, sì. Quattro femmine, sono fortunato. Sarà una buona vecchiaia. Le donne sono tante, uno che vive su delle giorni e uno che ama e ha passione per questa sua attività, che fa e quindi un mecenato del genere deve essere sicuramente aiutato nel sviluppo dell'attività e di tutti coloro che con passione e con calore svolgono queste attività importanti per. Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Io forse ladro. Se il vento infiamma emozioni, se il vento trascina sogni, i miei pensieri. Il vento, il sole, il mare, il sole, il vento, il vento, il vento, il
sole, il mare, le stelle. Tu, forse, ladra, se il sole acceca dubbi, se il sole racchiude sospiri, i tuoi pensieri, i monti, i cuori, i fiori, i cuori, i monti, i monti, i monti, i cuori, i fiori, le stelle. Noi, forse ladri, se gli occhi inventano bambini, se gli occhi cambiano colori, pensieri, attese, attese, silenzi, silenzi, nuvole, attese, 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 nuvole, silenzi, silenzi, le stelle. E quando il vento infiamma i dubbi e il sole raccoglie i sogni, e quando gli occhi accecano emozioni, noi, ladri dei nostri ricordi. Thank you.